rispettoso di cosa sia l'uomo. Martedì 26 luglio in arcivescovado è stata consegnata al cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, la speciale retina d'oro per il santuario della Madonna del Ponte di Porretta Terme, patrona della pallacanestro italiana. Si tratta di un importante riconoscimento, nato nel 2000, dalla passione dei due ideatori e fondatori del premio, Mauro Ruffini e Giampiero Caneschi, e che spetta di anno in anno alle eccellenze del basket e dello sport. Un successo cresciuto in modo sorprendente che ha valicato i confini nazionali con apprezzamenti e riconoscimenti in Europa League e in NBA. Nel corso di due decenni di storia del premio ha inteso promuovere e diffondere i valori etici e sportivi del basket in particolare. Si sono avvicendati grandi campioni, campioni dello sport e campioni della vita, ma anche enti, associazioni e fondazioni che hanno una missione di uno sport eticamente e correttamente inteso. Sotto questo aspetto sono stati premiati negli anni passati l'ufficio sport della CEI, la Fondazione Scolas Occurrentes e l'anno scorso anche il Dicastero Famiglia Laici, nel quale si trova la sezione Chiesa e Sport, perché la Chiesa è amica dello sport e Papa Francesco ci richiama a vivere lo sport in questa dimensione. In questo 2022 è una bellissima notizia il riconoscimento della Madonna del Ponte di Porretta Terme quale patrona della pallacanestro italiana. E noi abbiamo pensato, appunto, con la premiazione odierna di consegnare a Sua Eminenza il Cardinale Zuppi, titolare della Diocesi di Bologna e guida della Chiesa italiana, questo riconoscimento appunto per la devozione che tutto il mondo dello sport, la comunità dei cestisti da anni ha nei confronti della Madonna del Ponte. Questa volta direi che soprattutto vince la protettrice del basket. In realtà è proprio un premio che ci dà lustro al santuario che è stato riconosciuto, il santuario di Porretta, che è stato riconosciuta come la patrona del basket, e quindi è un motivo in più di onore per il santuario e anche per noi, per farne un motivo di visita, di preghiera, di imparare dallo sport il grande gioco della vita e anche di colui che ci affida il grande gioco della vita, perché impariamo a giocarlo per davvero e bene tutti quanti. Alla consegna del riconoscimento era presente anche Don Massimo Vacchetti, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo Libero. La retina, dopo le celebrazioni per il ventennale e la pausa forzata degli ultimi due anni per la situazione sanitaria, si avvia a riprendere il suo cammino con nuovi e importanti progetti di sviluppo e promozione della pallacanestro e le sue eccellenze.